festeggiano un volta pagina, così aveva auspicato Rocco Cimino, capolista del Rinnoviamo Diano, così è stato. Con oltre 600 voti di scarto sulla compagine che rappresentava l'amministrazione uscente, è riuscita ad agguantare il successo e ad essere eletto sindaco della città museo. Sabato sera, in una gremitissima aula delle adunanze, il neo primo cittadino ha pronunciato il suo giuramento e ha indossato ufficialmente la fascia tricolore. Dopo le emozionanti formalità di rito, il medico chirurgo, passato dalla sanità pubblica a quella privata, ha reso noti i nomi di coloro che entrano a far parte dell'esecutivo. Ed è stato proprio dalla composizione della giunta che è balzata agli occhi la prima grande novità, segno di una reale voglia di cambiamento. Come quasi mai avviene in politica, a Teggiano saranno soprattutto le donne a ricoprire le deleghe di maggiori responsabilità, anche se in generale la ripartizione delle deleghe tiene fede a ciò che è stata la volontà popolare. La carica di vice sindaco è stata affidata a Lisa Grazia Babino, dal momento che ha conquistato ben 634 preferenze. Il braccio destro del sindaco dovrà occuparsi anche di affari legali, contenzioso e ambiente. Sonia Marino, invece, anche lei tra i più votati, da sabato è diventata ufficialmente assessore al turismo, cultura, centro storico e istruzione. Altro posto in esecutivo sarà occupato da Marianna Morello. A lei il sindaco Cimino ha affidato le deleghe al patrimonio, politiche comunitarie e servizi cimiteriali. I lavori pubblici, l'urbanistica e l'agricoltura sono invece nelle mani di Crescenzio De Paola. Nella prima seduta consiliare è stata decisa anche la presidenza del consiglio. L'assise cittadina sarà diretta da Emma Gallo, ma il neo sindaco ha tenuto a puntualizzare che a tutti i componenti della lista sarà affidato un incarico, a breve l'ufficializzazione. L'idea principe è quella di riuscire ad avere una visione per Teggiano e per il Vallo di Diano e di avere soprattutto una partecipazione diretta dei cittadini alla cosa pubblica, cosa che faremo con la creazione innanzitutto di uno staff nutrito che sarà a supporto dell'azione amministrativa del sindaco, ma la cosa più importante saranno delle commissioni fatte per competenze, perché insieme noi vogliamo costruire il percorso amministrativo che speriamo riporti questa città e il Vallo di Diano a livello che meriterebbe i suoi cittadini e che meriterebbe anche la sua storia. Oggi è impensabile che possano esistere i focolai singoli, bisogna assolutamente concertare l'azione pubblica. Tutti sanno che per l'accesso ai fondi europei c'è bisogno di un coinvolgimento diretto di più amministrazioni, anche di organi sovracomprensoriali, ma questo serve soprattutto per crescere, perché noi possiamo finalmente, soprattutto nel Vallo di Diano, creare i presupposti per avere dei brand, per avere dei marchi che ci possano rendere competitivi sul mercato, cosa che non è adesso, ma è una cosa che dovremo assolutamente affrontare. Però quello che ci auguriamo è soprattutto di non perdere l'enorme patrimonio dei giovani che abbiamo avuto a supporto in questa campagna elettorale. Anzi, noi ci siamo rivolti già in passato, ma lo facciamo anche adesso, anche ai giovani che hanno sostenuto l'altra lista. Li invitiamo a fare squadra, perché insieme loro possono costruire, aiutare noi a costruire il loro futuro.